Il centro di Bologna questa sera ha sfoderato una sceneggiatura da incanto, da favola. Sono veramente entusiasta. Ma qual è il rapporto che una maison come quella di Cavalli, che ha fatto dell'estro, con la pelle? Il rapporto con la pelle per noi è molto stretto, perché è proprio una cosa che nel nostro DNA l'abbiamo trasformata. La pelle per noi ci scatena tutte le fantasie, l'abbiamo fatto in tutte le maniere, tagliata, intrecciata, dipinta, stampata. È una nostra fortissima, è una fonte di ispirazione per noi molto forte. Qualcuno dice che la pelle è un materiale freddo, da quello che però ci racconta pare essere tutto il contrario. La pelle non è assolutamente, ma per me è un materiale molto sexy, molto femminile, molto soprattutto trasformata. Noi l'abbiamo trasformata come se fossero dei tessuti leggerissimi. L'abbiamo fatto diventare dei pizzi, l'abbiamo fatto diventare in qualsiasi maniera, laminata. È un materiale bellissimo perché è molto, molto d'utile, cioè si adatta un po' a tutte. Questa sera cosa vedremo in passerella? Che uno stilista con fantasia può avere in testa. E poi c'è l'artigianato italiano, la maestria proprio delle concerie italiane che ci danno una grande mano in questo. Cosa vedremo questa sera in passerella? Vedremo una parte della nostra collezione dell'estivo, che c'era molta pelle, c'era pelle e tessuto, stampe rifinite con la pelle, ricami di paillettes in pelle, frange. Una parte della nostra collezione estiva, e poi vedremo un'altra parte che è più, diciamo, la donna a cavalli sul red carpet, che anche lì ci sono non pezzi di pelle, perché abbiamo deciso di fare una cosa più red carpet, ma ci sono tanti abiti anche con delle piccole rifinizioni in pelle.